Hi, Jules. Welcome back to Rome. As you can see, I'm on the steps of the lovely Fontana di Trevi behind me. Of course, Italy has a very, very tough match coming up against Wales. But as you know, they only need one point to top the group. Unfortunately, Giorgio Chiellini injured himself in the last game against Switzerland, and he presents Roberto Mancini a very, very big headache as to who will replace him in the heart of the defence. Can Italy win their 30th consecutive game? Let's find out what the locals think. Posto di Chiellini, non ho idea. Chiunque, basta che si vinca. 3-0 pure questo. No, per me no. Pareggio, passano tutte e due. A me, per esempio, mi è piaciuta pure la Germania con tutto ciò che ha perso. I'm always with Italy, so I hope that Italy wins. Always the best. Thank you. Ma io credo che comunque il Galles sia una squadra ostica, perché comunque Ramsey, che lo conosco bene visto che gioca in Italia, nella Juventus, e anche Gareth Bale, però penso che comunque l'Italia ha dimostrato che può arrivare fino in fondo. 3-0, ormai siamo abbonati, 3-0. Vorrei rigiocare contro la Spagna per vendicarsi dell'ultimo europeo, 4-0 in finale, almeno se prendiamo una rivincita, ci proviamo. Forza Italia. Well, Jules, as you could hear, the expectations of the local people is extremely high. Once again, the spirit and belief of everyone is that Italy can go deep into the finals of this tournament. It's bye from Rome. Enjoying our YouTube channel? Be sure to subscribe and download the Optus Sport app.